Benvenuti in questo nuovo video, oggi nuovo video su richiesta, un altro video sull'acqua di riso che fa crescere i capelli velocemente. Sapete che io ho tagliato i capelli in diretta con voi qualche mese fa e li sto facendo di nuovo crescere ed entro la fine dell'estate saranno di nuovo lunghi, lunghi, lunghi come ce li avevo una volta che erano veramente lunghi. Fino alla fine della mia schiena, per intenderci. Prima di iniziare, iscriviti al canale per avere il tuo video personalizzato, lascia un commentino qui sotto e dimmi di che cosa hai bisogno e metti un like se il video ti è utile. Mi trovi anche sui social network, su Facebook e su Instagram, trovi il link qui sotto in descrizione. Iniziamo subito con questo video. Allora, video super richiesto dell'acqua di riso. Io ci tengo a far crescere i miei capelli e quindi le provo tutte e vi condivido i rimedi più pratici, soprattutto anche con delle motivazioni. Spesso riceviamo anche però la critica tra virgolette di far vedere il risultato. In realtà il risultato lo potete vedere sul mio canale vedendo i video da quando ho tagliato i capelli in poi. Io ho fatto tantissimi video, quindi basta aprirli per vedere come erano i miei capelli. E niente, iniziamo subito. Allora, l'acqua di riso è utilizzata da tutte le ragazze asiatiche che hanno i capelli lunghi, lunghi, lunghi e spessi, spessi, spessi. È importante avere sì i capelli lunghi, ma anche mantenerli sani, altrimenti si rischia che il capello diventa tipo sfilacciato, orribile da vedere, e quindi in quel caso è meglio darci un taglio, come ho dovuto fare io, perché ho deciso di fare un trattamento che forse probabilmente non rifarei, non per il trattamento ma perché è il mio tipo di capello, che è veramente fine fine fine, è sensibile tra virgolette a qualsiasi cosa, si è rovinato parecchio, addirittura da 10 strati di cheratina che aveva, secondo me se ne avevo due era già tanto, quindi mi faceva un po' brutto vedere questi capelli tutti sfibrati e rovinati. Ho preferito darci un taglio e fare poi i miei rimedi naturali. Allora, l'acqua di riso in generale l'abbiamo già vista, oggi vediamo la piccola variante che è con la vitamina C, ovvero con l'arancio, e mo vi spiego anche il perché ho deciso di utilizzare l'arancio nell'acqua di riso. Comunque dicevamo, l'acqua di riso è utilizzata principalmente dalle ragazze asiatiche, da tutte le ragazze che hanno fondamentalmente tutti quei capelli lunghissimi. Sicuramente qui vi metterò una carrellata di foto di ragazze con i capelli lunghissimi e saranno quasi tutte asiatiche, ma mai dire mai. Ho notato che in diverse parti del mondo è arrivata la moda dell'acqua di riso, io già ve ne parlai, se vi ricordate, già l'anno scorso, due anni fa, già la stavo utilizzando e poi quel trattamento ha mandato i miei capelli. Vabbè, mi ha rovinato i miei piani dei capelli, però li vedo molto più spessi di prima, il che è un'ottima cosa. Il riso contiene tantissime proprietà fenomenali per la crescita dei capelli, ma non solo, anche delle unghie, delle ciglia, delle sopracciglia, quindi poi presto vi farò vedere anche l'acqua di riso all'opera sulle ciglia e sulle sopracciglia. Mi raccomando, non mettetela nelle zone dei peli, altrimenti vi cresceranno peli alla velocità della luce, e ve lo dico ogni volta che provo un rimedio, perché so che magari qualcuno sotto la doccia non presta attenzione, oppure quando fate l'acqua di riso state attenti a non farla cadere troppo sul viso, sembra una rima ma non lo è, perché altrimenti rischiate di aumentare i vostri baffetti o la peluria del viso, e è il caso di non farlo. Detto questo, ho deciso di utilizzare la variante dell'arancia, che vi farei vedere se non fosse che, avendo tolto la buccia, poi mi sono mangiata l'arancia per merenda, perché sapete che io non spreco assolutissimamente niente di quello che utilizzo. La variante dell'arancia contiene appunto vitamina C. Sapete che l'arancia è ottima, la vitamina C è ottima per tantissime funzioni, pelle, capelli, unghie, viene utilizzata in tantissimi rimedi. Sapete che io ho già fatto anche l'ololito al mandarino, ovvero unisco anche le bucce della vitamina C, dell'arancia, del limone, del mandarino, agli oli, all'olio d'oliva, per creare un olio alla vitamina C, per far crescere le unghie, per far crescere i capelli. In questo caso l'ho aggiunto all'acqua di riso, quindi all'acqua, l'acqua di riso, l'acqua di rosa, potete aggiungerlo un po' dove vi pare, io in questo caso avevo bisogno dell'acqua di riso. Aiuta sia ad avere la vitamina C, quindi capelli belli folti, nutriti,
ma anche e soprattutto a lasciarli belli, voluminosi, morbidi, perché io ce li ho veramente morbidi e non ho usato neanche la maschera e il balsamo. Ho utilizzato solamente il mio shampoo abituale, che è quello di BioClean Bio Volume, che sto finendo, mi è piaciuto molto. Poi ve ne parlerò nei prodotti finiti, se mai deciderò di fare la carrellata di prodotti finiti che ho accumulato. Comunque, il video sulla carrellata di prodotti finiti che ho accumulato. Soprattutto sapete che io gli agrumi li utilizzo anche per fare i sieri del cuoio capelluto, perché ho i capelli grassi e quindi mi aiutano molto, come in pacco pre-shampoo, come anche in questo caso, a mantenere i capelli puliti più a lungo. Se avete un problema di cute grassa, vi consiglio di utilizzare prima dello shampoo, mezz'ora prima, 10 minuti prima, la vitamina C contenuta in questi agrumi. C'è il video sul canale della lozione, se mi ricordo, ve lo lascio qui da qualche parte, se no scrivete lozione per sebo, lozione per capelli sul mio canale. Ci deve essere un modo per riuscire a trovare i video solo del mio canale per capire di che cosa sto parlando. Mi pare che dovete andare nella mia home page. Quindi Chiara Monique. E dovete selezionare dove c'è la freccetta canale informazioni cerca, cliccate su cerca e scrivete lozione per capelli. Si riesce, lozione per capelli grassi si chiama il video. Detto questo, iniziamo subito col procedimento. Allora, prima di tutto devo lavare il riso, mi raccomando, prestate attenzione a questo passaggio, è fondamentale perché non vogliamo le schifezze e lo sporco sul nostro cuoio capelluto e sui nostri capelli. Quindi vado a pulire il riso. Riprendo il mio riso pulito, lo metto, in questo caso ho deciso per praticità di usare un catino perché io volevo fare il metodo inverso. Sapete che io utilizzo il metodo inverso per aiutare il cuoio capelluto a ricevere le proprietà che solitamente, purtroppo, stando nella posizione in piedi, non riesce a ricevere. Quindi vado a aiutare la circolazione sanguigna sia stando a testa in giù ma anche massaggiando il cuoio capelluto mentre faccio il rimedio. Quindi ho scelto il catino, prendo il catino, metto dentro l'acqua, metto dentro il riso e metto dentro le bucce di arancia. C'è anche chi successivamente poi aspetta 10-20 minuti, fa fermentare un attimo. Di solito si può lasciare o una notte o almeno dopo 20 minuti si può usare. Io per praticità questa volta l'ho utilizzato subito per farvi vedere nel video. Però se voi volete aspettare potete anche lasciare il catino coperto ovviamente da una pellicola una notte, così si fermenta bene l'acqua e dopodiché potete utilizzarlo. Come vedete io non sono stata a togliere il riso e togliere le bucce perché in realtà essendo un catino vasto, enorme, pieno di acqua, non è che andavo proprio a prendere quelle cose, ecco, stavo in superficie, ma comunque anche se vi finisce un chicco di riso nei capelli potete poi lavarveli e se ne va, insomma, quindi se vi dà fastidio potete togliere il riso, togliere le bucce e tenervi solamente l'acqua. Sono stata testa in giù massaggiando con movimenti circolari i capelli almeno per 5 minuti, però ripeto, se non ci riuscite per ovvi motivi, stando testa in giù magari ad alcuni dà fastidio, massaggiate un pochino, basta che appunto i vostri capelli si impregnino di acqua di riso, poi se non ce la fate tirate sulla testa e massaggiate comunque i capelli. Il massaggio è veramente importante, è al 50% del risultato, quindi mi raccomando ricordatevi di massaggiare il vostro cuoio capelluto, questo andrebbe fatto ogni sera. Al posto dei 100 colpi di spazzola prima di andare a dormire dovreste massaggiare il vostro cuoio capelluto, meglio se col metodo inverso. Se non ci riuscite voi massaggiatelo normalmente stando in piedi o stando sedute. Ok, dopodiché massaggio, lascio agire, io lascio agire almeno per mezz'ora, un'ora, poi ognuno fa quello che crede a seconda anche delle tempistiche, dei propri impegni. So che molte di voi sono mamme, alcuni mi hanno scritto che sono anche nonne e quindi capisco che magari la tempistica è quella che è, nel senso che magari uno ha più mansioni da fare e non ha tutto sto gran tempo. Tenetela su più che potete.
Se riuscite a farla la sera mentre magari guardate una serie TV, vi rilassate sul divano, leggete un libro, ancora meglio, così riuscite a tenerlo su. Di più potete anche eventualmente sciacquarlo il giorno dopo. Poi vado sotto la doccia e lavo i capelli con uno shampoo. Io ho utilizzato uno shampoo bio questa volta per non sentirmi le critiche di nessuno. Ho utilizzato lo shampoo di Bio Clean Bio Volume. Ce l'ho sotto la doccia in questo momento, come al solito quando giro i video non ho mai le cose a portata di mano. Comunque è lo shampoo che ho già mostrato in tantissimi video, vi lascio giù nell'info box il link se vi interessa reperirlo. So che è venduto anche in tantissime farmacie, è venduto anche in alcune farmacie online, c'è anche su Amazon. Devo anche provare un altro shampoo e maschera che mi hanno mandato, ma quando finisco quelli che ho sotto la doccia, perché sapete che ci tengo ad aprire massimo due prodotti alla volta per non sprecare niente. E poi ho lavato i capelli, ovviamente, e li ho pettinati con la mia amata spazzola Tech. Sapete che questa ha le setole naturali e io ce l'ho di questa forma perché me la sento più... più comoda, semplicemente. Questa qui era addirittura di mio nonno, ragazzi, e mi piace moltissimo perché lascia i capelli morbidi. Ovviamente partite dal sotto, andate sopra, io li ho spazzolati prima, sto solo facendo a titolo dimostrativo, insomma, vedere cosa ho fatto. Devo dire che questa qua è ottima, tra l'altro ha tantissimi anni, dopo averla lavata tantissime volte è ancora intatta, è perfetta. Il legno è perfetto, quindi ve la consiglio, non costa neanche tantissimo, sinceramente. È un buon investimento avere una buona spazzola che non faccia i capelli elettrici, eccetera. Io tra l'altro sto ancora combattendo contro i miei baby hair. E nulla, questo è tutto, io spero di esserti stata utile, ti mando un grosso bacio e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!